8,2 milioni di euro. Tanto costa questa stretta di mano che state osservando. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Come sapete, pochi minuti fa si è conclusa la presentazione ufficiale di Antonio Conte come CT della nazionale italiana. Tavecchio, dopo essere stato eletto presidente della FIGC, ha deciso di prendere il non plus ultra sul mercato, l'unico allenatore libero assieme a Mancini che avrebbe potuto fare davvero la differenza nella rifondazione dell'Italia. Ma ora sicuramente i commenti si sprecano. Come giocherà Conte? Quale modulo adotterà? Userà i suoi giocatori preferiti, quelli che gli hanno dato tante garanzie di vittoria? O sarà aperto mentalmente e darà una chance a tutti i giocatori di meritarsi la nazionale? Allora, secondo me sarà un mix tra le due cose, perché sicuramente i giocatori che conosce bene, che gli hanno permesso di diventare un allenatore di successo, come possono essere Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, lo stesso Pirlo che ha dato l'addio alla nazionale, saranno i perni sulla quale si baserà la nuova Italia di Conte. L'ha detto in conferenza stampa Conte, con Andrea dovrò parlare, ma è sicuramente un giocatore convocabile a tutti gli effetti. Io credo che, essendo un contratto di 2 anni, quindi fino all'Europeo del 2016, un pensierino Pirlo lo farà, soprattutto perché è Conte a guidare l'Italia, un allenatore che conosce davvero molto bene e che ha detto nella sua autobiografia essere stato uno dei migliori allenatori che ha mai avuto in carriera. Prima di tutto però voglio fare una premessa. Come ricorderete in un video scorso che vi metto qua sotto, vi dissi che secondo me Conte non sarebbe stato l'ideale come allenatore dell'Italia, perché io penso che il ruolo del CT sia quello del selezionatore e non dell'allenatore. Infatti sono pochi gli allenamenti che un allenatore della nazionale ha a disposizione con i propri ragazzi per impartirgli il proprio modulo di gioco, il proprio metodo. E quindi Conte sarà sicuramente obiettivo, come lo è stato Prandelli a mio avviso, però per fare il suo gioco gli servirebbero molti più allenamenti rispetto a quei pochi che gli sono riservati essendo CT della nazionale. Inoltre, secondo me, il contratto di solamente 2 anni non giova all'economia del calcio italiano, in quanto sarebbe stato opportuno farlo almeno di 4, perché il mondiale, si sa, è un appuntamento al quale bisogna arrivare molto molto preparati. Prandelli, secondo me, il suo lavoro l'ha svolto molto bene fino al mondiale e nonostante sia arrivato preparato, nella sua testa era tutto come voleva lui, sappiamo tutti com'è andata a finire. Quindi io mi chiedo come arriveremo al mondiale se fra 2 anni Conte deciderà davvero di abbandonare la nazionale al termine del contratto perché magari, non lo so, il Barcellona, il PSG gli offriranno una panchina molto ricca, un mercato illimitato e i giocatori che vuole da prendere? Non lo so, è un punto di domanda che non mi fa stare molto tranquillo, se devo essere sincero. Ma veniamo praticamente al succo del video, come giocherà Conte, quali moduli userà e quali saranno i giocatori. Sarebbe troppo facile dire che Conte userà il 3-5-2. Io credo che la base di partenza sarà sicuramente quella. Come ho già detto, Pirlo è un giocatore che ha dato l'addio alla nazionale proprio alla termine dei mondiali, in luglio, però ha detto che potrebbe ripensarci nel caso il nuovo CT lo contattasse e gli riuscisse a fare cambiare idea. Addirittura Conte oggi ha detto, certo, Pirlo potrebbe essere nuovamente convocato, ma prima dovremo fare un discorso faccia a faccia. Vediamo in sovraimpressione il 3-5-2 che secondo me Conte utilizzerà almeno in partenza. È una formazione quasi scontata che prevede Buffon in porta e credo che qui ci sia un discorso grande e piccolo allo stesso tempo da fare perché Buffon sarà sicuramente il perno da cui ripartirà la nazionale di Conte, la porta è sua, non si discute. E addirittura Gigi ha detto che vuole provare il sesto mondiale in carriera e quindi allungare ancora di più i tempi di permanenza in nazionale. Credo che purtroppo per i giovani portieri emergenti quali Perin e Scuffet ci sia da rassegnarsi al fatto che solamente uno dei due possa essere il terzo portiere nazionale fino a quando Buffon non andrà in pensione, perché anche Sirigu merita sicuramente il posto in nazionale essendo il titolare e a volte fa anche la differenza, porta punti proprio al PSG che adesso è sicuramente considerabile un top club europeo e quindi Sirigu sicuramente merita la convocazione nazionale. La difesa 3 ovviamente sarà Barzagli, Bonucci, Chiellini. Ormai è un ritornello che abbiamo sentito tante volte, Chiellini a sinistra, Barzagli a destra e Bonucci in mezzo a fare il player, quel secondo regista
che potrebbe intervenire quando Pirlo è troppo marcato dagli avversari. Ci siamo trovati molte volte con la Juventus in queste situazioni e Bonucci ha fatto il suo dovere veramente molto bene. Penso che sia l'unico modulo in cui possiamo vedere Bonucci titolare e addirittura sarà uno dei pilastri di questa squadra, uno dei giocatori più importanti per questo modulo. Il centrocampo, sarà composto da Pirlo in cabina di regia, Marchisio alla sua sinistra e De Rossi alla sua destra. Ecco, qui vorrei fare una piccola considerazione. Il 3-5-2 con cui ci ha abituato Conte in questi 2 anni, oltre a Pirlo che ce l'abbiamo e Marchisio che l'anno scorso si è giocato, quest'anno un po' meno, poteva vantare due giocatori come Vidal e Pogba. Nella nazionale italiana e in qualsiasi giocatore italiano non vedo nessuno che possa avere le caratteristiche o di Vidal o di Pogba. Quindi un giocatore come De Rossi, che è più statico rispetto agli altri due, potrebbe starci come potrebbe non starci. Rischiamo di avere due giocatori come Pirlo e De Rossi che non coprano tutta la dinamicità di cui c'è bisogno per usare questo modulo alla Conte. E quindi magari uno dei due potrebbe essere sostituito da quel Verratti che è sì un regista, ma è molto più dinamico rispetto ai Pirlo e ai De Rossi. Sulle corsie esterne direi che non ci siano dubbi. De Sciglio a destra e Darmian a sinistra hanno fatto vedere buone cose in Brasile, soprattutto Darmian, perché De Sciglio era infortunato, e penso che la corsia di sinistra sia sua. Quella di destra potrebbe essere una sfida tra Abate, lo stesso De Sciglio, e Romulo, che sappiamo essere un jolly, e potrebbe ricoprire benissimo quel ruolo, come potrebbe essere un centrocampista, magari quel centrocampista dinamico che serve in sostituzione tra Pirlo e De Rossi. In attacco ho sentito molte persone che dicono che Conte non convocherà Balotelli perché è svogliato, perché non è un campione e quindi non si adatta al suo modulo di gioco, e questo mi ha fatto molto ridere. Io credo che Conte convocherà Balotelli se Mario si dovesse meritare il posto. In fondo abbiamo giocato, e voglio ricordarvelo, con Vucevic titolare per ben 2 anni, che penso che sia molto simile a Balotelli a carattere. Quando vuole giocare è forte, quando non vuole giocare si gioca in un in meno ed è da cavare. Quindi io credo che Balotelli rientrerà a tutti gli effetti nei piani di Conte. Poi magari non sarà titolare perché Immobile potrebbe esplodere, Destro potrebbe far vincere lo scudetto alla Roma su ogni gol, chi lo sa. Io comunque credo che Balotelli sia sicuramente un nome che Conte ha nella sua agenda, così come è quello di Giuseppe Rossi, che, diciamoci la verità, fino al suo infortunio era l'attaccante più forte del campionato italiano. E sicuramente andare a giocare un mondiale con Giuseppe Rossi in forma sarebbe stato differente. Ma una piccola considerazione sul 3-5-2 e su tutti gli altri moduli in generale, io chiedo che sia stato chiesto a Conte di rivoluzionare un attimo l'Italia dal punto di vista dell'età, in quanto i diversi Buffon, Barzagli, Pirlo, lo stesso De Rossi, oppure anche Chiellini volendo, vanno ormai per aver passato gli anni migliori della loro carriera. Quindi io credo che Conte debba anche pensare in prospettiva, e quindi vediamo la formazione 3-5-2 rimaneggiata con i cambi in prospettiva. Appunto, vediamo che abbiamo Sirigu in porta, abbiamo Ranocchi al posto di Barzagli, che potrebbe fare benissimo anche il ruolo di Bonucci, in quanto Conte l'ha sempre voluto dopo averlo allenato ai tempi del Bari proprio con Bonucci. Vediamo Verratti al posto di Pirlo. E in attacco, appunto, vediamo quei Destra e Immobile che sono lì e fremono per conquistare il posto da titolare ai danni di Balotelli. Ma sicuramente Conte non ha idea solo di un 3-5-2, voleva passare al 4-3-3 alla Juventus perché sa che è un modulo più europeo, sa che è un modulo che gli darà maggiori soddisfazioni, e quindi non vedo perché non debba farlo anche con la nazionale. Ovviamente, ripeto, il discorso di prima dei giovani vale sempre con qualsiasi modulo. Ho voluto solamente provare a farvi vedere un attimo i 2 o 3 cambi che potrebbero essere per il futuro, non nell'immediatezza, e d'ora in avanti le formazioni saranno solamente con quelli che secondo me potrebbero essere titolari secondo Conte. Per l'appunto, con il 4-3-3 vediamo Buffon in porta, Chiellini sul centro-sinistra e Barzagli sul centro-destra, accompagnati sugli esterni da De Sciglio a destra e Darmian a sinistra. A centrocampo invece potremmo trovare una novità, qualcosa che Conte non ha mai provato, ma che abbiamo già visto con l'Italia di Prandelli, soprattutto con l'esordio contro l'Inghilterra. Io penso che Conte possa decidere di giocare con De Rossi perno centrale, Pirlo
sul centro-sinistra e Verratti sul centro-destra per sopperire ancora una volta alla marcatura uomo su Pirlo e avere il doppio regista. Secondo me è una soluzione che Antonio prenderà in considerazione e potrà utilizzare questo stratagemma con Pirlo a sinistra grazie a Candreva che verrebbe schierato esterno alto d'attacco, un po' il ruolo che ebbe Pepe nel primo scudetto. Un po' attaccante, un po' centrocampista. Questo 4-3-3 potrebbe essere benissimo un 4-4-2 camuffato con Verratti sull'out di sinistra e Candreva a destra con Pirlo De Rossi a fare filtro davanti alla difesa. Ovviamente Candreva dovrà correre un bel po' per poter utilizzare questa ipotesi. Al centro credo che Balotelli per ora sia il titolare, per ora, ma aspettiamoci sorprese. E sulla sinistra finalmente rivediamo quel El Shaarawy che tanto avremmo voluto fosse stato in forma per questi mondiali. Purtroppo questo campionato l'ha buttato praticamente al vento. Per gli europei e i mondiali speriamo che sia in forma ed è da tenere in grandissima considerazione. Secondo me è un potenziale campione El Shaarawy. Ma veniamo a quello che potrebbe essere il modulo a sorpresa, il modulo rivelazione di Conte, quel 4-2-4 che ha sempre avuto in testa dai tempi del Siena, dell'Atalanta e addirittura ha provato appena arrivato sulla panchina della Juve, salvo poi accorgersi che aveva un potenziale campione che è diventato tale come Vidal, da costringerlo a giocare a 3 e mezzo, soprattutto per fargli fare da scudiero ad Andrea Pirlo. Vediamo ancora una volta la difesa come quella del 4-3-3, quindi Buffon in porta, da sinistra verso destra Darmian, Chiellini, Barzagli ed Escillo. E sorpresa delle sorprese, in questo modulo non gioca Andrea Pirlo. Eh no, perché con il 4-2-4 bisogna avere due filtri davanti alla difesa e De Rossi lo fa benissimo. Marchisio un po' meno, ma probabilmente è il giocatore che meglio si avvicina alle caratteristiche che servono a un mediano per filtrare e correre e avere i muscoli a disposizione per recuperare palla e verticalizzare e far ripartire l'azione o gli attaccanti o sugli esterni. Un altro che potrebbe fare questo ruolo potrebbe essere Verratti, che nel PSG ogni tanto ha giocato nel 4-4-2. Sicuramente vedo meglio Marchisio per esperienza, ma non si sa mai che Verratti possa insidiare Marchisio in questo modulo. Sugli esterni vediamo El Shaarawy e Cerci, due punte praticamente pure che fanno da attaccanti aggiunti con i piedi invertiti, in quanto Cerci e Mancini gioca a destra, Shaarawy a destra gioca a sinistra, pronti per accentrarsi e tirare, magari grazie alla sponda dell'attaccante che viene incontro, mentre l'altro cerca la profondità. Loro potrebbero cercare la giocata individuale. In attacco ho messo ancora una volta Giuseppe Rossi e Balotelli, perché penso che siano i due giocatori con i nomi più importanti, e magari non solo i nomi, anche le capacità tecniche, che in questo momento potrebbero essere i titolari nelle idee di Conte. Bene ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like o iscrivervi al mio canale YouTube qualora non l'aveste già fatto. Nella descrizione troverete il link alla mia pagina Facebook e il link al mio blog WordPress. Vi invito a farci un salto, mettere il mi piace anche alla pagina Facebook, così potremo rimanere in contatto. Per adesso è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi!